Buondì musicisti, io sono Matteo Nori e benvenuti in una nuova serie di video. Questo lo uso come episodio pilota, cioè proprio l'episodio zero, perché in teoria questi video parleranno del suono della chitarra, quindi come ragiono io quando vado a fare certi tipi di suoni. Sto facendo questa mega premessa perché mi sono reso conto che includendo tutte queste nozioni che sto per dirvi nell'introduzione del video principale lo andavo ad allungare e anche a rendere più noioso. Quindi voglio fare questo episodio per darvi un'infarinatura di quello che andrò a fare e spiegarvi dei concetti che così dopo non sarò costretto a ripetere. In questo modo potrete poi proseguire nella visione della serie avendo già chiari questi concetti. Quindi questo episodio vi fa proprio da intro e poi ci sono cose che darò un pochino più per scontate. Che cosa vado a trattare sostanzialmente in questa serie di video? Vado a trattare quelli che per adesso sono tre suoni, poi vedrò se ampliarli o no. E sono sostanzialmente video in cui vado a spiegarvi come ragiono quando faccio suoni. In particolare tratterò un suono crunch molto versatile per essere utilizzato in tantissimi generi, cioè roba che può andare dal blues fino all'hard rock, per intenderci. Poi guardando il video capirete di cosa sto parlando. Un suono lead derivato direttamente dal suono crunch, ma appunto adatto a sonorità per gli assoli, e un suono clean, veramente clean, perché poi, come vedrete, io ottengo un clean molto spesso già da quello crunch di base, andandolo a ripulire, e appunto ci arriveremo. Invece proprio dedicherò una puntata a un suono clean in senso proprio completamente pulito, non derivato da un suono distorto, ma proprio con un ampio completamente pulito. Quindi per adesso i suoni sono tre. Non so se si andranno ad ampliare o se si fermeranno a questi. Poi magari se c'è qualcuno che nei commenti scriverà qualcosa potrò decidere di farci un video riguardo, quindi è in divenire. Per adesso sicuramente sappiate che le puntate saranno almeno tre. Allora, questa serie qua, lo dico mettendo un sacco le mani avanti, non è fatta da un professionista o turnista che ha fatto 1000 registrazioni, ha suonato negli stadi, cioè nessuno sta dicendo questo, nel senso io non mi sto sostituendo a gente che ha più competenza e esperienza di me. Soprattutto, anche qui, altra premessa, non mi sto sostituendo in alcun modo a un fonico, ok? Non sono un fonico, non ho nessun titolo per definirmi neanche lontanamente tale, perciò quello che andrò a fare cos'è? Nello stile dei video che io porto di solito, andare a dare dei consigli, che sono quelli che darei ad esempio a un amico, su come io tratto certi tipi di suoni e dare delle nozioni molto terra a terra, molto semplici, molto utilizzabili nella quotidianità per non incappare in errori grossolani. Quindi non vi andrò a dire nello specifico cose estremamente tecniche. Come sapete, se avete guardato degli altri video miei, io faccio queste cose in maniera molto tranquilla per aiutare chi sta iniziando. Quindi se sei un chitarrista comunque avanzato che ha già dell'esperienza, cioè è ovvio che queste cose potresti dire, vabbè, io questa cosa già la sapevo, già la facevo. Però ci sono un sacco di cose che per i principianti o i medio principianti non sono per niente scontate. E faccio questi video perché molto spesso non ve le dice nessuno, cioè anche nei video dove si parla di strumentazione, molto spesso tanti concetti vengono dati per scontato, tante cose che vedete fare effettivamente non vi spiegano perché le fanno, non capite perché stanno settando quella cosa in quel modo, o non capite come si ottiene il suono di chitarra che esce dal mix o che si sente comunque bene, che sta bene nel mix, che non dà fastidio agli altri strumenti. Sì, c'è tanta roba in giro, però io voglio racchiudere tutto in video semplici, il più breve possibile, non so quanto saranno lunghi, di sicuro non saranno corti, perché è impossibile racchiudere tutto in un video molto breve, ma il più brevi possibile, il più semplice possibile, per darvi una grandissima infarinatura. E in questi video qua andrò a trattare appunto come sta la chitarra nel mix, cioè il fatto che la chitarra sostanzialmente, vi anticipo come concetti, ha un range di frequenze di competenza che sta in particolare intorno alle frequenze medie e medio-alte, quindi andremo sicuramente a vedere delle chitarre che devono stare all'interno di un contesto sia live che di registrazione, con altri strumenti, quindi in generale un po' con una band. In particolare il più grande consiglio che vi darò, e comunque che posso darvi in questa premessa, è che la chitarra non deve andare a inficiare le sonorità che sono quelle del basso,
e della gran cassa della batteria, perché molto spesso le chitarre più belle sono quelle che hanno tante basse molto ciccione all'ascolto, soprattutto magari in casa da quando si è da soli, ma poi in un mix o in un contesto live tutte quelle basse vanno tolte. Quindi, per darvi un riferimento molto grossolano, tutte quelle frequenze che vanno dai 120-150 Hz in giù sono assolutamente da evitare sulla chitarra, nella maggior parte delle ipotesi, chiaramente, della chitarra elettrica, nella maggior parte degli scenari che riguardano un mix con una chitarra elettrica, mentre solitamente la chitarra si ferma in un range tra le 6.000 e le 6.500, più o meno, Hz di frequenza. Non prendete questi dati come me lo segno preciso, il consiglio del medico è questo, no, sono riferimenti grossolani, poi chiaramente è il vostro orecchio quello che fa la differenza. E anche qui, premessona, tutti i concetti che io vi darò in questi video qua, prendeteli, usateli come infarinatura, ma poi usate le vostre due orecchie, cioè non prendete i settaggi di un ampli o di un pedale o qualcosa che vedete a schermo soltanto perché lui l'ha settato così, mi piaceva, allora lo setto uguale. Fate le vostre prove e tenete in considerazione i fattori che io vi ho spiegato nel video, però provateli voi, cioè fatelo voi da zero, e questo è molto importante, perché anche magari all'inizio non otterrete subito il suono che volete, ma forza e dai e dai, arriverete a un punto dove avrete maturato la sperimentazione e saprete tirar fuori il vostro suono da soli. Se vi affidate sempre a qualcun altro, molto spesso andrà a finire che ci saranno occasioni in cui voi poi non saprete più dove andare a mettere le mani, direte ma non sono soddisfatto, eccetera eccetera. È molto importante imparare a fare queste cose, avere dei concetti per non farvi sbagliare, cioè prendere dei consigli come possono essere quelli che vi posso dare io, e poi farlo da soli. Sperimentate, fate tanti esperimenti, tante prove, e soprattutto imparate anche dai suoni di altri musicisti o dalle tracce isolate dei vostri brani preferiti che potete trovare su YouTube. Anche quello è molto utile per capire come cavolo devo fare a creare un suono che vada bene all'interno di un mix di una band, soprattutto se ci sono più chitarre. Le altre cose che vi dirò sono molto specifiche, quindi andrò a trattare direttamente nel video, è inutile che io adesso mi dilunghi troppo. Quello che diciamo vi do come e infarinatura finale, come spiegazione finale, come premessa, è che utilizzerò Amplitube 5, che è un plugin che quindi simula tutto il rig digitalmente, perché innanzitutto è molto bello graficamente, mi permette di spiegare le cose e farvele vedere in maniera molto comoda, cosa che se mi dovessi mettere qua con i pedalini e l'amplificatore sarebbe 10.000 volte più scomoda, soprattutto perché gli amplificatori che userò saranno il rig che userò sarà quello di default che trovate appena avete aperto Amplitube, anche la versione gratis, quindi potete andare anche subito dopo aver visto il video a sperimentare andando a scaricare dal sito il programma, versione gratuita, attaccare la scheda audio al computer, la chitarra alla scheda audio e iniziare subito a sperimentare con quello che vi farò vedere. E questo ci tengo a dirlo perché non vado a tirar fuori della roba costosa, della roba che oddio lui ha usato quello quindi per forza suonava bene, no, userò quello che potrebbe usare chiunque, e andrò poi ad accoppiargli una chitarra che è quella che ho in mano adesso, che è una PRSS Custom 24, per il semplice fatto che è la chitarra più versatile che io possiedo, ha la possibilità di splittare gli humbucker a single coil e ha uno spettro di sonorità che è quello che io utilizzo quando devo fare un suono, perché è quello che, essendo più versatile, coprendo una gamma maggiore di frequenze, è quello che poi, se devo fare un suono singolo, fa sì che io possa collegargli anche un Les Paul, una Tele, una Strato e ottenere comunque una sonorità di riferimento, perché ho una chitarra che mi permette di fare un po' da jolly, no? E se non avete una chitarra con i pickup splittabili, vanno da Dio per fare questo tipo di cose anche le HSS, quindi le chitarre con humbucker, single coil. Bene, io ho fatto questa premessona perché così posso tagliare via questa parte dai video che andranno nello specifico e renderli anche più snelli, in maniera tale da spezzettare i concetti e rendere tutto più fruibile. Fatemi sapere poi nei commenti se siete interessati ad approfondimenti vari, se c'è un suono in particolare che volete che io tratti, che poi andrò a registrare successivamente. E probabilmente usciranno questi video qua dalla settimana dopo rispetto a quella in cui è uscito questo video, molto probabilmente. Avranno cadenza settimanale fino a un esaurimento appunto delle puntate. E niente, io direi che come premessa
ho detto tutto, andiamo poi direttamente all'azione, chitarra alla mano e direttamente sul programma. Non scordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale se questi video vi piacciono o magari anche un dislike o un commento per darmi un feedback più approfondito. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.